Ci siamo? Ciao Stefano, buon ciao, pomeriggio. Ciao. Come stai? Ma non ci lamentiamo, abbiamo visto momenti migliori. È vero, è vero. È vero. Siamo purtroppo reclusi, ma felici, dai. Beh, finché abbiamo la salute, sì, dai. È vero, è vero. Stefano, come stai trascorrendo queste giornate? Ma come tutti. Mi diletto molto con la cucina, perché in tempi non sospetti, e quando a 18 anni andai ad abitare da solo, iniziai a cimentarmi e a sperimentare i primi grandi carboidrati, no? Certo. E li ho sempre rivisitati a modo mio. E quindi qui in famiglia, noi siamo tre, io, mia moglie è l'ultima, ne ha 12 di anni, che gli altri due sono grandi, vivono per cavoli loro, e quindi mi diletto a fare un giorno il pane, un giorno non so, la pizza, il pane azimo, oggi ho fatto spaghetti con le vongole, insomma, mi tengo allenato per quanto riguarda la tavola. E poi, visto che si può passeggiare, io abito in una zona di Roma ricca di verde, sempre rimanendo come da decreto nei dintorni, mi faccio... quando posso, con queste belle giornate, qualche passeggiatina. Questo è. E poi un po' di esercizio fisico in casa, o qualche pesetto per oleare, come dire, le braccia, le gambe, le giunture, ecco. Certo, come è giusto che sia. Stefano, tu sai che sto, come ti ho spiegato, sto facendo questo spazio, questa, io la chiamo rubrica, appunto, con gli artisti, appunto, per ripercorrere un po' la loro carriera, il loro lavoro, ma soprattutto anche per dare consigli oppure belle parole a chi ci sta seguendo in questo periodo. Un consiglio spassionato lo do volentieri, perché l'ho testato in questi anni, anzi lo do a tutti i giovani, a tutti coloro che volessero mettersi, come dire, a cavalcare questa professione. Io sostengo che ormai questo è diventato un lavoro povero per ricchi, dove si nasce, diciamo, soldati semplici, ma si può morire militi ignoti. Quindi attenzione, è una professione molto difficile, siamo in molti, le richieste non sono poi così tante, a parte pochi eletti, pochi fortunati. E, ahimè, è molto tosta. Questo è quello che io mi sento di dire a chi ha voglia di intraprendere questa carriera, nonostante si abbia, come dire, tutte le caratteristiche, le carte in regola, ma è un lavoro dove non c'è, come dire, una gerarchia, non c'è norma, non c'è meritocrazia, è molto difficile. Questa è la mia verità, è il mio consiglio. Certo. Stefano, però tu di carriera ne hai fatta tanta e ne continui ancora a fare, perché sei molto attivo a teatro, al cinema, in televisione. Sei un attore e anche doppiatore, hai iniziato... partiamo dalla televisione, ecco, vorrei partire dalla televisione. La tua svolta in televisione arriva con uno spot pubblicitario che tu hai letto. No, non era uno spot, era un... Correggimi. Era un'imitazione. Io mi occupavo di investigazioni private ed ero insieme a un collega e stavamo lavorando, e a Roma, in una zona di Roma, c'era una palestra, e a me è venuto, come dire, l'istinto guardare questo cartello strano dove c'era scritto Provini, canale 5 RTI. Allora, così, per curiosità, visto che a me e l'altro collega mancava un po' di tempo per questa tipologia di lavoro, avevamo un'ora da passare così. Allora, anziché buttarsi in un bar, ho detto andiamo a vedere che cosa c'è lì. Entrando c'era una signora famosa, la grande capocasting di Canale 5, è stata, perché ora vive in Brasile, si è ritirata in pensione. Lei si chiama Gianna Tani ed è quella che ha scoperto tutti i nomi che voi vedete, come dire, aleggiare sui canali, canale 5, Rete 4, Rai 1, Rai 2, li ha scoperti lei.
quindi parliamo di nomi forti, da Gerry Scotti, Huizinga, cioè parliamo di tutto quella, di tutta quella gente, di quei professionisti. Io le dissi: che cosa, di che cosa avete bisogno? Perché io dice, ma lei che cosa sa fare? Ho detto, io mi sono buttato, ripeto, facevo tutt'altro. Dice, a noi ci serve la voce di Agnelli. Lei la sa fare? Ho detto, guardi, io sono un campione. L'ho detto così, mi sono buttato, però non feci il provino subito, perché c'era tanta di quella gente che la signora Giannatani mi disse, devi ritornare oggi pomeriggio, perché altrimenti dovresti aspettare tutte queste persone. Con me c'era, non so se tu te la ricordi, Francesca Dell'Era a fare il tour. Come no? C'era anche Francesca Dell'Era quel giorno. E insomma, te la faccio breve, sono ritornato in questa palestra alle 19 del pomeriggio e mi sono presentato facendo l'imitazione di Agnelli, nome, cognome e abitazione. Mancavano 14 secondi perché era l'ultima cassetta che avevano in serbo e c'erano gli ultimi 14 secondi, quindi io in 14 secondi ho fatto questa imitazione, lei mi ha salutato e ho visto gli occhi del cameraman che erano un po' stupiti, ma anche lei, perché la voce era a livello nazionale e avevano già fatto provini a Palermo, a Catania, a Catanzaro, insomma piano piano arrivavano su. E dopo 15 giorni io stavo facendo un servizio all'università a Tor Vergata, mi arriva una chiamata e mi dicono, guardi che c'è Terzole e Baime che ti vogliono parlare. Terzole e Baime, due grandissimi autori televisivi, e mi scelsero come voce fuori campo, perché io inizio non in video, ma come facendo queste imitazioni facevo Pertini, Beppe Grillo e Agnelli, fuori campo, cioè nessuno mi conosceva, nessuno mi vedeva. In questo spettacolo del venerdì condotto da Paolo Villaggio e Carmen Russo, dal titolo Quel fantastico tragico venerdì, era il 1987, ho iniziato così. Subito dopo mi sono licenziato, dopo una ventina di giorni, sollevando ire della mia famiglia, insomma. Stefano, però poi successivamente, insomma, brilli in televisione, arriva la vera carriera con Avanzi, con Serena Dandini e con Tunnel poi successivamente. Sì. L'anno successivo, nel 94-95, partecipi alla prima edizione di Domenica In, per poi tornare nel 2002 con Mara Venier e nel 2015-2016 con Paola Perego. Anche nel 2011 sono tornato, sì, non fate diverse, sì, sì. Diverse Domenica In. Ti ricordiamo anche in molti spot pubblicitari, come concorrente a Ballando con le Stelle, a Notti sul Ghiaccio. Ma a proposito di questi due talent show, di ballo e di pattinaggio, c'è un programma oggi che ti piacerebbe condurre o un programma dove parteciperesti, che ti incuriosisce particolarmente? Mi piacerebbe condurre un quiz che ho scritto io, Se invece tu mi dici un'altra trasmissione televisiva, ti dico di no perché potrei risultare presuntuoso e magari mettermi al posto di un altro presentatore che già lo fa molto bene, capito? No, io ho scritto un format, un quiz sia per bambini che per adulti, per anziani, per vecchi, per tutti e per tutti i gusti. Quello mi piacerebbe condurlo, ma come ti dicevo non è facile, ci sono, come dire, delle procedure anche assai complicate. Certo, non ancora in TV. Ancora in TV, Stefano, ti vediamo protagonista in molti film e serie TV. Ne cito alcuni dei tantissimi. Chiara e gli altri, College, Don Matteo, Tichile Bonetti, Ma il portiere non c'è mai, Ugo, La palestra, Lo zio d'America, Donna Detective. Un particolare set che ricordi con emozione o con affetto tra questi citati? Una fiction con Gigi Proietti. Grande Gigi. Ma grande perché è grande fuori, cioè oltre ad essere un grande professionista, un grande attore, un grande doppiatore,
fuori. Lui ha sempre un sorriso per tutti, ha sempre una barzelletta per tutti. Cioè lui arriva sul set, ma c'è, devo raccontare quella... Ma con molta semplicità, con molta... Cioè fa parte del suo essere Gigi Proietti. Ecco, lui è strepitoso, è veramente strepitoso. Una mosca bianca nel nostro settore. Sempre col sorriso. È una roba, come dire, è uno stile di vita, secondo me, Gigi Proietti. E quindi hai questo particolare ricordo. Sì, perché è un continuo, una fucina. Cioè, stacca un ciak, appena stacca un ciak, cioè, ci sarebbe da fare il secondo ciak. E lui gli dice, aspetta un attimo, ma ricordi questo? È una cosa meravigliosa. Ma uguale a pranzo, a cena, è strepitoso. Al cinema invece ti vediamo in molti film. Prima Le donne e i bambini, Mille bolle blu, La classe non è acqua, Simpatici e antipatici di Christian De Sica, Fantozzi 2000, Le ragioni della ragosta, Un figlio a tutti i costi di Carlo Vanzina, insomma ce ne sono un'infinità. Stefano, però ho citato Fantozzi 2000 e Un figlio a tutti i costi diretto da Carlo Vanzina. A proposito di Paolo Villaggio e Carlo Vanzina, che ricordo hai dell'uno e dell'altro? Paolo Villaggio... Ho un ricordo, come dire, strepitoso, perché abbiamo fatto Domenica Inn insieme, a parte il film. E insomma, noi ci siamo frequentati anche fuori, perché avevamo amici in comune. E bene o male, una volta al mese ci si incontrava. L'aspetto più straordinario era di Paolo Villaggio l'intelligenza. Era un uomo di una cultura veramente molto... molto forte, anche inusuale per, come dire, per un attore. E l'immagine che ho, calcola che abbiamo, credo, riso più di un'ora, ci hanno cacciato via dallo studio, stavamo facendo Domenica Inn, no ma davvero lo dico, c'era purtroppo, era il 2002, l'anno prima c'era stato purtroppo l'episodio delle Torri Gemelle. In studio era arrivato da New York il capo dei vigili del fuoco di New York. Ed era lì, c'era un traduttore, e gli facevamo delle domande, sia io che Paolo Villaggio, c'era Silvana Pampanini e c'era Moira Orfei. Improvvisamente, per staccare questo discorso anche un po' serio, la Orfei dice a Paolo Villaggio: ma Paolo, ma senti un po', ma quanti anni è che ci conosciamo io e te? Allora Villaggio risponde: non me lo ricordo molto bene, ricordo solo che tu mi hai portato a mangiare nel tuo caravan insieme a tuo marito, il domatore di leoni. Ma sì, bravo, ma questa cosa non me la ricordavo. E lui comunque continua e gli dice: ma visto che ci conosciamo da così tanti anni, dimmi la verità, quanti rapporti anali hai avuto con gli elefanti? No. Questa battuta detta da lui lì con questo capo dei vigili del fuoco. La Orfei che lo manda a fanculo. Gli altri... La Silvana Pampanini sviene dalle risate, io mi sento quasi male, perché quanti rapporti anali con gli elefanti è una cosa che non si può sentire. Ecco, questo è il ricordo di Paolo Villaggio, che comunque molto dissacrante, frizzante, spumeggiante, gli dava la battuta, gli dava la legnata, però sempre con intelligenza e non volgare. Certo, c'era, come dire, uno stato confidenziale, perché non è che a tutti potesse dire, no? Robe del genere. Certo. E invece con De Sica, grandissimo signore, grande personaggio. Vanzina mi hai detto anche. Vanzina è questo, l'ultimo ricordo ce l'ho con l'ultimo film che abbiamo girato, eravamo ad Amsterdam insieme a Raul Bova, ci offrì una cena, a me, a Raul, e a un figlio di Raul, che era arrivato lì per salutare il papà, perché si era appena lasciato Raul in quegli anni lì, erano 3 o 4 anni fa, una roba del genere.
Ci porta in un ristorante albergo strepitoso ad Amsterdam, tutto a vetri, e ci offrì una cena sensazionale. Ricordo di un grandissimo signore, un uomo di altri tempi, che per certi versi è stato sempre criticato per i suoi film, no? Che erano tutte commedie, tra l'altro. Ma io allora mi domando, ma chi è che scrive più così? Lui veniva criticato, ma chi è che scrive così? Non a caso i film di Manzina sono ricordati e vengono ancora trasmessi tantissimo. Perché il grande problema degli artisti, dei grandi artisti, è che vengono ricordati dopo, quando sono in vita. Un po' li scherniscono, no? Tipo Totò e altre persone, cioè i grandissimi, no? Vabbè, comunque, sono storie di vita. Stefano, ti va di parlarci dei tuoi prossimi progetti o impegni teatrali? Cosa allora, bolle in pentola? Allora, in pentola bolliva a questo punto, perché non si sa quando si ricomincerà. Io ho scritto... Sì, ovviamente quando finirà quando questa cura. Io ho scritto una commedia insieme a Fabrizio Coniglio, che è un bravissimo attore italiano, famoso insomma ora per The Fiction, la fiction di Mia Martina, di Mia Martini, all'Allieva e quant'altro. Insomma, ci siamo messi a quattro mani, abbiamo scritto un testo dal titolo Stavamo meglio quando stavamo peggio, che non è mai così attuale come oggi. Insieme a noi c'è un fisarmonicista elettronico di livello mondiale che si chiama Diego Trivellini, e appunto eravamo in tour, ci siamo fermati 2 mesi fa, abbiamo fatto le ultime 3 date a Roma e poi ci siamo fermati perché per Covid-19 tutto è stato, come dire, toppato, annullato, ma neanche posticipato. Questo bolle in pentola. In più io ho una band da 25 anni con 8 elementi, avevamo delle date live, anche quelle sono saltate, e quindi adesso... Tra l'altro, vedevo prima nei commenti, saluto tutte le persone che stanno guardando questa diretta e che la guardano. Guardando te non riesco a guardarvi i commenti perché ce li ho in basso, ma guardando te... Certo, saluto innanzitutto tutte le persone che ci guardano, ma che ci guarderanno anche, perché poi... Ho visto lo spettacolo meraviglioso, non so chi sia, ti ringrazio, ho visto lo spettacolo. Prima ho detto anche un mio caro amico che già prima al telefono mi ha detto salutami Stefano Masciarelli, ma grazie. Lui era il presidente della Prologo di Rocca di Mezzo, e l'estate scorsa sei stato... L'estate scorsa. Esatto, un ricordo fantastico, perché a Rocca di Mezzo siamo arrivati, saluto anche i miei cugini, vedo Enrico che adesso lo vedo, e saluto Enrichetto, e ricordo che siamo arrivati, c'erano mi sembra 32 gradi alle 18, alle 15 o alle 17 del pomeriggio, noi siamo andati via credo all'1:30 e c'erano 8 gradi da Rimino a Rocca di Mezzo. Certo. Invece, anche il sindaco. Invece io, essendo di Tagliacozzo, so che hai a che fare anche con Tagliacozzo, tu o sbaglio? Sì, come no, ho a che fare con Tagliacozzo perché mia moglie aveva il papà che purtroppo è scomparso. Saluto la signora, la saluto. Ti ringrazio, grazie mille. Sì, e quindi innanzitutto grazie per questa bellissima chiacchierata. Ma non pensavo, ci sono una miriade di amici che stanno guardando la diretta, mi fa piacere. E li salutiamo tutti quanti. Qual è il tuo augurio che fai a tutte queste persone, che tutti noi che siamo costretti a stare in casa, in quarantena, un augurio di speranza, di positività? L'augurio è che questo Covid-19 ci ha dato l'opportunità di farci capire quanto siamo piccoli, quanto siamo vulnerabili. E allora, a tutti coloro che pensano di essere più grandi degli altri in questa vita terrena, io direi di abbassare le penne. Basterebbe guardare una stella per renderci conto che se ha voglia di cadere saremo tutti distrutti in un attimo. Quindi io direi che la parola che dovrebbe echeggiare dopo questo Covid-19, ma anche adesso, è fratellanza. Fratellanza, non essere invidiosi dell'altro, fratellanza, non parlare male di quello, ma perché?
Certo. Questo è il mio augurio. Forse il messaggio della natura è questa, perché noi, cioè la natura non ha bisogno di noi, perché il mare non è intaccabile, l'aria non è intaccabile, noi sì. Quindi certo, la parola è questa. Noi dovremmo essere, come dire, più fratelli. Non ci dovrebbero essere ovviamente più le guerre, tutte queste religioni che ci fanno litigare, ci fanno uccidere l'uno con l'altro. Ma perché? Questo sarebbe il grande augurio. Speriamo che il messaggio a molti arrivi. Tutto qua. Bellissime parole, è vero. Stefano, ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto piacevole. Allora, sì, a presto. E viva la vita, rimaniamo sempre a casa per ora, e credo che tra qualche settimana si potrà uscire, perché siamo anche forse vicino, ce la faremo, alla scoperta di qualche vaccino. Ce la faremo. T'abbraccio. Grazie a te. Coloro che si sono messi, come dire, in linea, vedo anche Flavio Montrucchio, il mio amico Flaviuccio, al quale do un bacetto, a gioia. Un piacere, ciao Flavio. Mua. Ciao, grazie, grazie. Grazie a te, Stefano. Viva la vita. Sempre. Detto, ciao. Sempre, a presto, Stefano. Ciao, grazie. Ciao. Ciao.